Miriam Leone, su Instagram l'omaggio alla Sicilia. Dopo tanti selfie e foto di paesaggi esotici, Miriam Leone torna nella sua amata Sicilia e pubblica la foto della Basilica di San Sebastiano ad Acireale per comunicarlo ai fan. È tempo di tornare a casa. Miriam ama la sua terra e, pur essendo ormai una cittadina del mondo, si sente a casa solo quando mette piede nella sua adorata Sicilia. L'attrice e conduttrice lo dice chiaramente anche nella didascalia della foto: sono a casa. I fan siciliani della bella rossa dagli occhi verdi impazziscono letteralmente alla notizia che la loro beniamina è nella loro terra e sperano di poterla incontrare per un selfie e un autografo. Miriam Leone è legatissima alla terra di origine, dove ha trascorso un'adolescenza molto serena. Fiera di essere siciliana. L'attrice è orgogliosa di essere siciliana e non perde mai occasione per dimostrarlo. Naturalmente, appena può, scappa a ricaricarsi sull'isola, come sta facendo in questi giorni. In passato aveva dichiarato: conosci l'energia dell'Etna? Io quando sono stanca, mi stendo su uno scoglio di pietra lavica, anche se è caldissimo, e mi ricarico. E l'acqua sotto al vulcano è frizzante, è piena di vita. E la sicilianità di Miriam è tutta anche nel carattere: se qualcuno mi manca di rispetto reagisco. Non mi faccio problemi. Spesso polemizzo con chi butta una cartaccia per terra, o con chi vedendomi in difficoltà mentre carico un bagaglio resta fermo a godersi lo spettacolo. Della sua giovinezza in Sicilia, Miriam racconta: mi sentivo diversa, ero biondastra con gli occhi chiari nella Sicilia di Acireale. C'era chi si rivolgeva a me come se fossi una straniera. Gli esordi e il successo. L'attrice è figlia di un insegnante di latino e, forse per compiacere il padre Ignazio, ha cominciato a leggere già a 4 anni. La passione per la lettura ha fatto sì che Miriam diventasse il classico topo da biblioteca, grazie anche agli studi classici. Nel tempo libero, la giovane futura Miss Italia si dilettava a scrivere poesie e amava molto anche fare trekking sull'Etna. Pur essendo una studentessa modello, prima al liceo classico e poi alla facoltà di lettere e filosofia, Miriam ha sempre avuto anche la passione per l'arte e lo spettacolo. Partecipa ai primi concorsi di bellezza proprio ad Acireale, dove diventa reginetta del carnevale nel 2008. La partecipazione e poi la vittoria a Miss Italia le aprono le porte della TV. Da una mattina estate a mattina in famiglia, alle Iene. Ma Miriam, che da ragazza ha studiato recitazione, sente di voler fare l'attrice e comincia con piccoli ruoli in fiction o al cinema. È con 1992 e 1993, La dama velata e Non uccidere che però la Leone ha la consacrazione come attrice protagonista a tutti gli effetti. Seguono poi la partecipazione al Colossali Medici e nei film In guerra per amore di Pif e Fai e I sogni di Marco Bellocchio. E ultimamente, Miriam sembra essere diventata una travel blogger, con la condivisione delle foto dei suoi viaggi in giro per il mondo.